Mi piaceva girare il mondo, ma soprattutto i posti caldi, perché ho sempre amato il sole, quei luoghi dove c'è il sole 365 giorni l'anno. E pensavo che una volta raggiunta la pensione mi sarei trasferita in uno di questi posti a scrivere libri o a scrivere racconti. Poi ho pensato, ma ci arriverò alla pensione, perché in Italia ormai la pensione non la prende più nessuno. Ho scelto l'Isla do Sal perché è quella un pochino più turistica. Io vivo in un paese che si chiama Santa Maria ed è un paese bellissimo, costruito da un italiano. Io in Italia facevo una vita molto stressante, facevo il lavoro che fai anche tu, pieno di soddisfazioni ma non privo di difficoltà. Ai tempi c'era stato il passaggio dall'analogico al digitale, questo aveva creato una serie di problemi soprattutto alle emittenti locali piemontesi e di tutte le altre regioni d'Italia, e le emittenti non sono state aiutate tantissimo dal governo, quindi sono rimaste un po' zoppe. Ecco. L'emittente presso la quale lavoravo io si è ripresa, ha creato anche una nuova televisione, quindi non avevo problemi occupazionali perché il mio posto di coordinatore di redazione era sicuro, però vedevo attorno a me tutte queste persone che perdevano il posto di lavoro e non riuscivo più a vivere serenamente il giornalismo, non riuscivo più ad andare in redazione col sorriso sulle labbra e a mentire, perché una volta che si accende la luce della telecamera devi essere sempre gioiosa, sorridente, preparata. Come fai ad esserlo se vedi appunto i tuoi colleghi che rimangono a casa dall'oggi al domani? Hai messo in pratica ciò che molti italiani in questo periodo di crisi vogliono fare, cioè mollare tutto. Per molti resta un sogno lasciato lì nel cassetto, ma tu l'hai trasformato in realtà. Cos'è che hai lasciato senza rancore? Allora, sono contenta di aver lasciato due cose, il consumismo e l'arrivismo. E sono contenta di aver trovato invece a Sal dove vivo la semplicità, il rapporto umano, perché ho riscoperto il rapporto umano, tantissimi amici, tantissime persone con le quali mi piace parlare per piacere e non per dovere, e grazie a Dio ho trovato felicità e amore. La difficoltà più grossa che ti sei trovata ad affrontare? Io ti dico che appena sono arrivata a Sale mi sono trasferita con la mia valigia, sono entrata in questa casetta piccolissima, è andata via l'acqua, è andata via la luce, non sapevo più che cosa fare perché non ero abituata. Qui sai, noi schiacciamo un pulsante e si accende la luce, e vogliamo fare un bagno lo possiamo fare, quindi mi sono ritrovata un attimo spiazzata, e poi ho capito che questo avviene spesso e volentieri. E adesso cosa fai? Adesso praticamente per questi 2 anni ho scritto un libro e da pochissimo ho iniziato un'attività molto semplice che non vi dico, perché l'ho scritta proprio alla fine del libro ed è come se ti rivelassi la fine di un film. La cosa che noti immediatamente ogni volta che rientri in Italia? Lo stress, il fatto che ogni volta nella buca delle lettere c'è qualche tassa da pagare, quindi arrivano bollette su bollette. Tutti parlano di questa politica che non cambia, tante parole e niente fatti, o pochissimi, oppure vanno avanti a slogan, e mancanza di concretezza. Ecco. Un consiglio che ti sentiresti di dare a un italiano che vuole fare come te, andare in fuga? Allora, innanzitutto bisogna studiare il territorio. Ognuno di voi vuole lasciare l'Italia e magari andare a New York o in Africa o da qualsiasi altra parte. Se avete famiglia, non partite tutti insieme. Conviene che una persona, il capofamiglia, vada per lustrare il territorio e rimanga lì 6 mesi/1 anno, tornando a casa a trovare la famiglia, per carità. Però il luogo va sempre studiato, perché se si arriva in 10 minuti si apre un'attività, un ristorante, un bar, perché si pensa tanto qui c'è turismo e quindi guadagnerò un sacco di soldi, non è così.
si abbassano un po' le pretese. Si abbassano tanto le pretese. Ti fai mai la domanda, ritorno? No, io torno solo ed esclusivamente per la mia famiglia, per salutarla ogni tanto, ma mi trovo benissimo lì. Un saluto in capoverdiano? Guarda, io posso dire, posso ringraziare l'emittente e dire obrigada.